Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cari fratelli, l'imam oggi ha parlato per importanza della contentezza nella nostra vita. Contentezza per ciò che Dio, gloria a Lui, Altissimo, ha dato, ha scritto, ha destinato e ha distribuito a ognuno di noi e delle tutte creature. Contentezza vuol dire fare a meno di ciò che è presente e partire alla ricerca di ciò che è perduto. Contentezza è fare a meno del bene invece di non fare male. Contentezza è una persona, è che una persona è soddisfatta di ciò che ha e non desidera di ciò che non ne ha. Come nel tempo che scendeva il Corano, viene un uomo e chiede al nostro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ha detto: insegnami, o profeta di Allah, una cosa che Allah mi ama e la gente mi amano. E il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, che la pace e benedizione di Dio su di lui e su tutti i profeti, ha detto due cose, confronto due cose che ha chiesto questo uomo. Prima, rinuncia a questo basso mondo e Allah ti amerà. Rinuncia, secondo, rinuncia ciò che hanno gli altri e gli altri ti amano. Alhamdulillah. Essere contento con questo che Allah, Signore dei mondi, t'ha dato. Contentezza vuol dire anche riempire il cuore di contentezza e tenersi lontani dalla rabbia e dalla lamentela. Maggior parte della gente parli in telefono o quando ti incontri, chiedi come stai, subito si lamenta. Non riconosce i beni che Allah, Signore dei mondi, ci ha dato. Alhamdulillah che sei sano. Alhamdulillah che hai il cibo di questa giornata. Ringrazia Allah subhanahu wa ta'ala. Non sempre lamentare. La convinzione del ricco è che è soddisfatto e grato e non è ingrato e ingiusto. La sua convinzione che il suo denaro non entrerà nel suo cuore finché non ne diventerà schiavo del denaro o del lavoro o del potere. Tutti vogliamo essere ricchi, ma ricchi lecito, con halal e non con haram illecito. La sua convinzione, cioè del ricco, è che non prenda i suoi soldi al di sopra dei poveri e che non usi i suoi soldi per impadronarsi della proprietà di altri e violare i loro diritti. Non inganna nel suo mestiere, non impedisce ai suoi dipendenti i loro diritti, non si umilia per denaro o prestigio. Allah subhanahu wa ta'ala disse nel Corano: Allah è colui che vi ha costituiti eredi della terra e vi ha elevato di livello, di gradi, gli uni sugli altri, per provarvi in quel che vi ha dato, in salute, in ricchezza, in potere, in lavoro e qualsiasi altro bene che Allah ci ha dato.
In verità, il tuo Signore è rapido al castigo, ma in verità Allah è perdonatore, Allah è misericordioso. Cari fratelli, Allah subhanahu wa ta'ala dice ancora: daremo una vita eccellente a chiunque, maschio o femmina, sia credente e compia il bene. Compenseremo quelli che sono stati costanti in ragione delle loro azioni migliori. E disse ancora Allah subhanahu wa ta'ala: siamo noi che distribuiamo tra loro la sussistenza in questa vita, in questo vasto mondo, che innalziamo alcuni di loro sugli altri, in modo che gli uni prendano gli altri a loro servizio. La misericordia del tuo Signore è però di gran lunga migliore di quello che accumulano la gente. Cari fratelli, il tema è molto ricco, ma tengo a ricordare due cose che ha detto il nostro imam, che ha detto il nostro professor Hassan: davanti ai figli di Adamo passano due fiumi, uno con oro e l'altro con argento. Non lo riempie il suo occhio, l'occhio del figlio di Adamo, né il primo fiume con oro, né il secondo con argento, ma chi? Il terzo. Cioè, chiede il terzo è la terra. Perciò, cari fratelli, bisogna essere contenti di ciò che Allah ci ha dato in proprio uso. Anche il nostro anima non è nostra proprietà, è di Allah. Allah ci ha dato quando Allah vuole, con il suo volere, il suo potere lo prende quando vuole. Come ha detto ancora, ha detto: chi di noi disse, sono soddisfatto che Allah è il mio Signore, soddisfatto che Islam è il mio, la mia religione, sono soddisfatto che Muhammad sallallahu alaihi wasallam è il mio messaggero, il mio profeta. Gli basta, gli avanza questa soddisfazione, sì, per questo basso mondo che è al di là. O jazakumullahu khairan, che Allah vi ricompensa con il bene, inshallah. اللهم أكبر الله أكبر.